Oggi siamo alla riserva naturale dell'Acquerino in provincia di Pistoia. E oggi abbiamo fatto anche un bel percorso di fuoristrada con la macchina, perché dal percorso, insomma dalla strada che ricordavo io quando ci venivo diversi anni fa, passando appunto dalla parte della Collina Vecchia, la strada è tutta dissestata. Prima di entrare nel sentiero stiamo percorrendo un bel tratto di strada asfaltata. Devo dire la verità, questi pini sono veramente maestosi e determinano proprio la caratteristica di questo parco naturale, almeno per quanto riguarda l'inizio. In questo momento del percorso ci sta accompagnando un bellissimo rumore d'acqua. Lungo il percorso stiamo trovando la descrizione dei funghi che popolano questo bosco. Il regno dei funghi, e qua ce ne deve essere veramente tanti, quando arriva il momento, chiaramente. Qui ci sarebbe l'ingresso dell'ecomuseo della montagna pistoiese, però per poterlo visitare ci sono visite guidate e in determinati giorni della settimana e orari specifici. E lungo il percorso, come abbiamo visto, ci sono diversi punti di ristoro, ma il Terris, come sempre, preferisce la bivacca sul sentiero. Il piacevole rumore dell'acqua che ci sta accompagnando in questo percorso è dell'Imentra. E adesso il sentiero è in salita, ci stiamo avvicinando verso la metà dell'anello e devo dire la verità, è molto bello. Almeno fino a qua è veramente bello, fresco e direi anche piuttosto facile. La strada che abbiamo appena percorso è antichissima, ci ha portato fin quassù, risale al periodo alto medievale e presumibilmente anche in epoche precedenti. Caratteristica per il passaggio appenninico dalla pianura toscana e quella padana, toccando l'abbazia di San Salvatore di Fontana di Taona e raggiungendo Riola. Avevamo deviato dall'anello per venire a vedere Badia a Taona, ma siamo arrivati qui e abbiamo letto un cartello dove ci indica una proprietà privata con rischio di caduta alberi. E dal bosco, dove abbiamo incontrato questa chiesetta, adesso andiamo a riprendere il nostro anello. E sulla strada abbiamo incontrato questo tabernacolo veramente caratteristico. Sotto c'è una preghiera e sopra una raccomandazione.
chi danneggia questa edicola gli venisse un accidente. E tornando indietro ci siamo accorti che sulle indicazioni di Badia a Taona c'è questo biglietto: non visitabile perché è proprietà privata, purtroppo. Abbiamo ripreso la strada sterrata dopo aver abbandonato il tratto di strada asfaltata che abbiamo percorso per arrivare sin qui. Andiamo. E comunque considerare asfaltata anche l'altra strada, insomma, ce ne vuole, eh? Questo poteva essere un punto panoramico, ma purtroppo oggi c'è foschia, non si vede niente. Però tra la foschia scorgiamo Pistoia. E qui siamo alla casetta Tondini a 1038 metri. E all'interno di queste oasi naturali è molto interessante trovare dei posti e dei luoghi dove fermarsi per un bivacco o per un pranzo vero e proprio con la famiglia. I posti sono raggiungibilissimi, diciamo, e i sentieri e le strade sono facili. Siamo quasi arrivati alla cima del nostro percorso, al punto più alto del nostro percorso. Da lì inizierà una discesa di circa 3 chilometri, piuttosto ripida. Staremo a vedere. E nonostante che siamo arrivati a quasi 1100 metri, il caldo comunque si fa sentire, figuriamoci a valle. Io credo che sia arrivato il momento di aumentare un po' la misura delle bacchette e farle diventare un po' più lunghe per affrontare meglio la discesa. Ecco qua. A questo punto non dovremmo essere tanto lontani dal punto di arrivo del nostro anello. Però una bella discesa, devo dire, bella, bella. Eccoci di rientro. Un gran bel anello, facile chiaramente per escursionisti, di 11 km e 790 metri.